Erano ancora oltre 1.000 al 10 di aprile i tamponi in attesa di risposta nei laboratori della ASL Toscana Sud-Est. Mancavano i reagenti, aveva detto in una diretta Facebook l'ufficio stampa dell'azienda. Quindi i casi azzerati da contagio da Covid-19 nei 2 giorni consecutivi nell'Aretino non possono farci dormire sonni tranquilli. Per implementare questa carenza nella struttura pubblica, il direttore Antonio D'Urso aveva annunciato ai nostri microfoni il ricorso ad una struttura privata. Da ieri mattina alle 8 alle 14 di oggi sono stati letti 1.551 tamponi a fronte dei 2.000 che abbiamo mandato al laboratorio privato. E dei 2.000 che abbiamo mandato al laboratorio privato, il restante 654 sono in lettura in questo momento. Domani l'attività prosegue, anche il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, per recuperare ulteriori tamponi che sono ancora nei nostri laboratori. Mi pare importante riferire anche non solo sul numero dei tamponi fatti, ma anche sul numero dei nuovi positivi. Arezzo registra come provincia 15 nuovi casi su un totale di circa 970 tamponi. Siamo su una percentuale abbondante del 2%. Questa percentuale è una percentuale che la provincia di Arezzo, come le altre, seguono da tempo. Quindi il numero dei casi positivi aumentato rispetto alla tradizione della provincia di Arezzo è un dato direttamente connesso all'aumento del numero dei tamponi effettuati. I casi registrati nella provincia di Arezzo sono casi tutti seguiti attraverso l'isolamento domiciliare e sono tutti seguiti dal proprio medico di medicina generale. Il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, va oltre e chiede alla ASL se è possibile intervenire proprio come sindaci. Ci dà l'autorizzazione quindi anche a pensare di poter donare questi macchinari e poter essere come pronto soccorso, diciamo, in grado sul territorio di fare. Io per esempio ho chiesto l'acquisto di un macchinario di 1.000 tamponi, quindi per me già come ospedale della Grucia sarebbe un bel risultato riuscire a dare una mano sul posto al nostro ospedale mettendoci in squadra con quello che voi come ASL avete già fatto. La risposta come le ho scritto nella mail che le ho inviato è sicuramente sì. Le ho chiesto, e lei correttamente mi ha mandato la documentazione che stanno esaminando, se le tecnologie messe a disposizione sono congruenti con l'assetto aziendale. Immagino di sì, non l'ho prodotto io, sono una grande multinazionale, quindi mi auguro anch'io di sì, però evidentemente perché... per far entrare una macchina all'interno dell'azienda è necessario verificare non che non sia buona la macchina, ci mancherebbe, ma che sia congruente con impianti tecnologici di supporto, fermo restando che la tecnologia da sola non basta, ma è necessario la presenza dei reattivi e l'operatore che ci deve fornire, ma noi li acquisteremo sicuramente. Io comunque 1.000 l'ho già acquistato. Mille noi ce li consumiamo nel giro di mezza giornata. Ma mille a livello provinciale, non a livello territoriale. No, ma non magari si facesse 1.000 tamponi all'ospedale della Grucia tutti i giorni.